40 casi di donne maltrattate nel Piceno negli ultimi 6 mesi. 30 di questi già seguiti dal centro antiviolenza della provincia di Ascoli. Ma si vuole e si deve intervenire a monte, cercando di evitare che donne, spesso minute ed indifese, subiscano aggressioni da parte di uomini che approfittano della loro prestanza fisica. Da qui un corso di autodifesa per rendere la donna meno vulnerabile, anche fisicamente. 15 giorni fa abbiamo informato dell'attività dei primi 6 mesi del centro antiviolenza che la provincia insieme all'associazione Realtà Donna ha attivato con il contributo della regione presso i locali del poliambulatorio in via Romagna e oltre a quei dati oggi noi presentiamo un corso di autodifesa. Un'iniziativa resa possibile in territorio piceno grazie alla stretta collaborazione fra provincia di Ascoli, Federazione Judo Lotta Karate e Arti Marziali, Centro Sportivo Educativo Nazionale e l'Associazione Realtà Donna, dalla quale è partito l'allarme sulle violenze subite dalle donne in Riviera. Questo a significare che c'è un'attenzione particolare alle politiche rivolte, diciamo, verso le donne e a tutte le problematiche che si possono verificare. Il corso gratuito di autodifesa si svolgerà presso la palestra del Liceo Classico Leopardi in Viale De Gasperi da giovedì 11 novembre e si articolerà in 12 lezioni, una settimana di autodifesa. Tecnici specializzati diretti dal maestro Giuseppe Marchegiani impartiranno nozioni sulla tecnica del metodo globale di autodifesa e dirigeranno le simulazioni di scontri violenti per fornire gli strumenti di difesa adatti nei momenti di pericolo. Ma sempre tenendo fermo un concetto chiave: la difesa deve essere proporzionale all'offesa.